Bene, siamo di nuovo qui con Manuel Gasbarri, responsabile tecnico della scuola del Teach Rung, per ampliare quello che era stato il discorso della prima puntata, diciamo. Parliamo un po' del momento del tennis italiano e anche locale. In prospettiva, come la vedi? Ma il momento del tennis italiano, intanto, insomma, bisogna un attimino dividerlo tra il maschile e il femminile, inevitabilmente. Negli ultimi anni nel femminile abbiamo avuto sicuramente gli ottimi risultati vincendo diverse Federation Cup, tra cui una, la prima nel 2006, ha visto protagonista assoluta Mara Santangelo, che ha vinto sempre singolo e doppio, che è, diciamo, il nostro prodotto, quindi siamo stati molto fieri di quella vittoria. Ma negli anni successivi, con Schiavone, Pennetta, poi Errani vinci, il doppio Errani vinci, insomma, stiamo attraversando probabilmente il miglior momento della storia del tennis femminile italiano. Chiaramente parliamo di giocatrici, le quali molte, la Mara ha già smesso, stanno andando verso, diciamo, per ragioni anche anagrafiche, verso il tramonto. Sicuramente la Pennetta quest'anno ci ha regalato una grande soddisfazione con la vittoria a Indian Wells, però insomma parliamo comunque di una giocatrice che ha 32 anni, la Schiavone ne ha 34, e quindi probabilmente avranno forse ancora qualche. Le auguro a tutte e due di avere qualche altra stagione, ma non sarà più di tanto. Sicuramente comunque abbiamo l'Errani, che è una top 10, che ha fatto due finali a Roland Garros, una finale a Roland Garros, mi sembra. Che sicuramente è una giocatrice che dobbiamo dire tennisticamente non cresciuta in Italia, perché è cresciuta in Spagna, perché si è trasferita già da giovanissima. E forse questo è un regalo che la Spagna ci lascia, perché comunque era una giocatrice che qui aveva veramente riscosso pochissimo credito nei tecnici federali, nel settore tecnico, e se non fosse emigrata probabilmente non ci avremmo una giocatrice di questo livello, e sono certo che per qualche anno sicuramente saprà darci delle soddisfazioni ancora. Dietro la situazione non è esattamente così rosea, se si vuole vedere al momento sembrerebbe almeno. Abbiamo una Giorgi che è in rampa di lancio, ma che però sicuramente è una giocatrice delle grandi qualità, ma che per il momento ancora è lontana da raggiungere determinati risultati. La Burnett, che è un'altra giocatrice, diciamo, accreditata, cioè sicuramente con delle grosse qualità. La cosa, diciamo, abbastanza singolare, o singolare, anzi neanche singolare per me, ma che viene all'occhio, che sono delle giocatrici che comunque hanno cominciato a giocare bene molto tardi, erano praticamente assenti da tutto quello che era il settore giovanile, e adesso si stanno affermando come le due future promesse del tennis italiano. Difficile dire a questo punto dove arriveranno. L'augurio è che cresceranno, perché se non sarà così, allora avremo sicuramente dei problemi. Per quanto riguarda il tennis maschile, la situazione è un attimino diversa, e anche se vogliamo per certi versi un po' più complicata, perché comunque abbiamo un giocatore che ha raggiunto forse i migliori risultati per quanto riguarda l'Italia dai tempi di Panatta e Barazzutti, che è Fognini. Anche lui tennisticamente, possiamo dire, è esportato in Spagna già da parecchio tempo, come la stessa Pennetta poi oltre Errani. Che sicuramente ci ha sicuramente dato delle soddisfazioni. E poi abbiamo Andreas, che comunque ha fatto un'ottima carriera, sta facendo un'ottima carriera, anche se pur anche lui non è più giovanissimo. E sicuramente poi dietro troviamo gente come Starace, Volandri, comunque diciamo che troviamo gente, Lorenzi, Cipolla, troviamo gente molto attempata. E il ricambio al momento non sembra proprio così all'orizzonte, o comunque ci sono dei buoni giocatori che stanno tentando da Cecchinato, ci sono delle promesse. Io vorrei segnalare Donati, che gioca al torneo qua, che mi è sembrato un giocatore di livello veramente superiore alla media, anche se si deve molto costruire fisicamente. Però diciamo che è un tennis maschile che a livello di grande slam ha dato pochissime soddisfazioni negli ultimi 30 anni, cioè è sempre mancato l'acuto. C'è stata qualche bella affermazione in dei tornei minori, sia da parte di Fognini sia da parte di Seppi, però diciamo che dove arrivano sempre tutti in ordine, tutti al top, abbiamo avuto un quarto di finale di Fognini, mi sembra un paio di quarti di finali, e è mancato sempre un pochettino l'acuto. Ed è a questo punto molto complicato far pronostici per il futuro, perché speriamo che venga fuori qualche sorpresa. Perché altrimenti c'è il rischio che nel giro di 2 o 3 anni ci resti solo Fognini a tenere un pochettino alta la bandiera. Bisogna assolutamente credere a questo punto, al di là del vero valore, che andremo poi a scoprirlo, ma bisognerà per forza credere nei vari Quinzi, Baldi, Donati, probabilmente Cecchinato. Bisognerà credere in loro, perché se non viene fuori nessuno da lì, allora si andrà veramente dentro un tunnel che potrebbe essere abbastanza
abbastanza preoccupante. Invece la situazione per quanto riguarda il tennis nostro, diciamo, i giocatori nostri che si affacciano su quel mondo, ovviamente siamo un po' indietro come livello rispetto a questi, ai Quinzi, ai Donati. Ma diciamo che l'Alto Adige ha avuto un momento d'oro, ripeto, qualche anno fa, quando abbiamo prodotto Seppi, la Sant'Angelo, perché Sant'Angelo è un prodotto tennisticamente altoatesino, anche se lei è trentina di nascita, e la Karin Knapp, che prima non ho citato, ma che è una giocatrice comunque rientrata nei primi 100, si allena a Roma stabilmente, ma che comunque insomma è nata e cresciuta qui. E abbiamo avuto, diciamo, questo momento d'oro che forse probabilmente poteva essere sfruttato meglio. Non ha ampliato la base come ci si aspettava, ci sono stati probabilmente anche delle grosse colpe per quanto riguarda i dirigenti, e nonostante anche i giornali hanno dato una grande mano, perché se io leggo l'Alto Adige, leggo il Dolomiten, leggo il tuo portale, leggo in giro, c'è scritto tantissimo di tennis, cioè nel senso, se vai in una grande città come a Milano, a Roma, trovi giusto i risultati del Foro Italico, per dire, ma del tennis non trovi nulla. Neanche sulla Gazzetta. Quindi neanche sulla Gazzetta dello Sport. Se andiamo sui giornali di testata nazionale è difficilissimo leggere di tennis, leggi solo gli eventi top. Qua invece veramente... Nonostante sia il quarto sport d'Italia. Qui leggi invece veramente tutte le settimane, se vuoi, quindi questo doveva essere un input incredibile, avendo poi Andreas, che è stato numero uno d'Italia per parecchio tempo, anche se adesso è dietro Fognini, comunque è un giocatore che ha fatto degli ottimi risultati. Però nonostante ciò il movimento è andato in sofferenza e adesso la situazione Tesserati è una situazione abbastanza critica, lo dicono i numeri, siamo probabilmente, da quello che ho sentito, la peggior regione d'Italia, territorio, cioè abitanti Tesserati, e questa sicuramente è una cosa che mi dispiace, seppur io lavoro in una realtà che sta andando molto bene, ma ho paura che se il movimento non si riprende sarà ancora più difficile tenere in piedi la nostra realtà. E il numero delle squadre è un numero veramente esiguo. Il numero degli iscritti ai tornei sono numeri veramente esigui, io vedo tornei under 10, under 12, under 14, dove faccio veramente fatica a far competere i bambini, perché alla fine giocano sempre fra di loro, sono sempre gli stessi 3-4 che giocano. Questo poi è un altro problema. Questo è un problema grande, perché comunque leva sicuramente motivazioni, perché se ci mettiamo nella testa di un giovane, di un giovanissimo che fa uno sport, trovarsi magari di fronte ogni settimana, ogni due settimane, sempre con lo stesso ragazzo, oltretutto chiude anche molto gli orizzonti. Quindi di conseguenza noi per esempio adesso come Tennis Club Lunga stiamo tentando il più possibile, con grossi viaggi col pulmino su e giù, abbiamo per questo anche preso un autista che porta il mezzo, di cercare di farli giocare in Veneto, una regione che invece al contrario sta in ottima salute da questo punto di vista, con tanti tesserati, e che alla fine, arrivando alla provincia di Verona, con un'ora e un quarto, un'ora e mezzo di macchina si riesce ad arrivare. E si riesce comunque a dargli la possibilità di interagire con, diciamo, una cerchia di giocatori un pochettino più ampia. Chiaramente questo costa sacrifici e risorse, perché dover ogni volta partire e farsi un'ora e mezzo di macchina andare, un'ora e mezzo di macchina a tornare non è il massimo. Però la situazione attualmente è questa. Sarebbe auspicabile una maggior collaborazione col Trentino, cosa che non avviene assolutamente, questo è un grande peccato. Per quanto riguarda i campionati a squadre, le varie serie C, perché altrimenti noi con poche squadre e loro anche con poche rischiamo di veramente rimanere poveri di argomenti, ecco. È vero che noi siamo l'unica regione che ha il doppio comitato, no? Invece che le altre hanno una regionale, noi abbiamo i due comitati provinciali che noi abbiamo due comitati provinciali che negli anni si sono andati allontanando l'uno dall'altro, invece sarebbe nell'interesse di tutti che si trovassero e facessero delle cose insieme. Purtroppo a volte nello sport i dirigenti sono dirigenti per passione e non sono dei professionisti, a cui comunque va detto grazie, perché ci mettono magari tante volte buona volontà, ma bisognerebbe avere anche la capacità di capire che dopo tanti anni che si prova a fare qualcosa e vedi che i numeri o i risultati non arrivano, bisognerebbe anche avere l'intelligenza di fare un piccolo passo indietro, oppure di rivedere le politiche. Ripeto, questa cosa col Trentino sarebbe veramente auspicabile, perché fare una Serie C con 5 squadre noi e 5 squadre in Trentino che si incontrano praticamente sempre insieme contro ogni anno, veramente è diventato paradossale, cioè ogni anno si vede esattamente la stessa partita, quindi sarebbe il caso magari se con 10 squadre già potresti fare mix, potresti fare ondate e ritorno, cioè potresti comunque un po' movimentare la faccenda. Idem direi per gli under, cioè noi abbiamo avuto il campionato under 12, under 14, veramente deprimente, campionato anche under 16, campionati che durano lo spazio di 3 partite, di cui una sola può essere degna di nota. Il resto sono partite che praticamente si va a giocare con dei club stagionali che non hanno una scuola tennis e con dei ragazzi chiaramente impreparati a competere. Quindi di conseguenza si gioca un campionato a fine per fare una finale, o forse, se siamo fortunati, una semifinale. Quindi questo andrebbe sicuramente rivisto.
Perfetto, ringraziamo Manuel Gasbarri e ci risentiamo di sicuro alla prossima puntata. Grazie a voi. Grazie.